Ciao ragazzi, come state? Oggi recensiremo insieme questa nuova ball delle LOL Surprise, la nuova serie che si chiama appunto Queens, dove avremo praticamente 12 personaggi da collezionare che sono praticamente delle regine. Abbiamo all'interno 9 sorprese, torno di nuovo all'indizio, poi abbiamo la fascia, o un accessorio credo, la corona, la bottiglia, questo penso sia un braccialetto, lo scettro, l'outfit, le scarpe e poi la bambolina. Ho visto la checklist di questa serie, devo dire che ci sono finalmente qualche nuova bambolina con un aspetto diverso rispetto alle solite e questo mi fa veramente molto molto piacere. E anche l'appoggio della bambolina è bellissimo perché ha stile appunto trono, quindi veramente bello bello. Allora, l'ho acquistata su Amazon, vi lascio giù in descrizione il link, così appunto se volete acquistarla sapete che andate direttamente lì e con l'acquisto voi non pagate nulla di diverso, insomma il prezzo è quello, però a me arriva una piccolissima percentuale che mi aiuta appunto anche a mantenere il canale. Ok ragazzi, bando alle ciance, andiamo ad aprirlo. Allora, abbiamo la zip dorata olografica con questa coroncina. Wow, cominciamo bene dai. Oh wow, molto a specchio. Allora, già c'è l'indizio. Allora, l'indizio è Music Up. Sì, l'ho indovinato. Yeah. E abbiamo praticamente solo due strati. Quindi quello appunto che dicevano del fatto di diminuire la plastica, quindi insomma per l'ambiente, per salvaguardare l'ambiente, lo stanno mantenendo. Allora, vediamo se ce la faccio anche questa. No. E vabbè ragazzi, era chiedere troppo. E addirittura, no, l'ho spellata ragazzi, c'è rimasto un pezzo. Vabbè, dettagli, dettagli. È praticamente una palla da disco. Forte. Cioè stanno già pensando, non so, mi sembra quasi che stiamo già pensando tipo al Natale. Non lo so, mi dà questa impressione anche perché vedete che c'è il peg. Qua c'è l'accetto, così si può già appendere. Però vedo anche dei buchini laterali, quindi probabilmente ci sarà la maniglietta. Ma adesso andiamo a scoprirlo. Allora, togliamo via tutto. Eccolo qua il trono, che penso si possa anche staccare. Sì. Sì, l'ho praticamente distrutto. Si può staccare, però non sta in piedi da solo. Allora, qui abbiamo l'accetto appunto per appenderlo. Vabbè, ritorniamo a mettere il trono, attaccati al trono. Forse a meno che non l'abbia già rotto. Ok. Comunque non sta in piedi lo stesso. Vabbè, lasciamo intanto qua. Wow, guardate la maniglia, bellissima, è fatta proprio a forma di tiara o corona, insomma. E devo dire che cioè veramente bellissima, eh? Bella, mi piace tanto, tanto, tanto. Vediamo la checklist. Allora, anzi no, perché sennò dopo magari vedo gli accessori e mi spoiler, io non me le ricordo ancora, quindi non so, non saprei riconoscerle. Allora, questa è la coroncina che si ficca praticamente all'interno del cranio, ragazzi, però è bella, bianca con tutti i glitter, molto carina. Poi aspettate che abbassiamo così. La bottiglia viola, viola è sempre glitterata con grigio, grigio argento. Ah, vi faccio vedere anche la cartina, guardate che bella la cartina, con corone, tiare, gemme, scettri, carino. Qui ci sono le scarpe, sì, scarpette viola,
che sono riciclate, cioè sono sempre le stesse. Poi questo è lo scettro, no, un microfono. Ok. Poi il braccialetto con dei fiori. Sì, dai, carino, ma boh. Qua ci sarà allora l'outfit, che è un questo vestito riciclatissimo, cioè me lo ricordo benissimo. C'era anche nella LOL, quella di Natale, quella del mega pack di Natale. Ok, andiamo ad aprire allora, vediamo che LOL è, che regina è. Ok, allora, cioè, con questo buco in testa, ragazzi, è super inquietante, ma veramente. Quindi le vado subito a mettere la... Oh, mamma mia, è veramente inquietante, ragazzi. Ok, guardate che belli gli orecchini. Molto carina. Allora, la vesto subito. Penso che anche la plastica con cui è fatta è un pochino più ruvida, sembra, quasi rispetto alle classiche. Braccialettino, scarpe. Perfetto, eccola qua. Sì, devo dire che insomma è carina, non è male. Allora, qua va messa, cioè non ci sta, ragazzi, ha la testa troppo grande, peccato. E non si può, ops, vabbè, l'ho decapitata. Volevo farla sedere, vediamo se ci sta seduta. Bah, mica tanto. Carina l'idea, però effettivamente potevano fare meglio, anche perché se noi la togliamo da qua, scusate, io voglio fare un po' le prove, perché insomma, se esiste questo stand, cioè, avranno pensato qualcosa, no? Perché qua si può anche staccare, però se si stacca, allora, vediamo, se si stacca quel pezzo lì, quindi c'è più spazio, di conseguenza lei, avendo la testa così grande, in teoria adesso dovrebbe riuscire a stare, perché abbiamo tolto uno spazio. Vediamo, qua la testa continua a staccarsi. No, ragazzi, non ci sta, non ci sta. Peccato, cioè l'idea è carina, però lascia il tempo che... Così ci lascia il tempo che trova. Anche perché, ragazzi, se la ficchiamo dentro, a parte che ho paura che si rovini la testa, cioè che vada via il colore, però non possiamo neanche chiuderla. No. No, direi proprio che non ci siamo. Allora, comunque, questa è la bambolina che ho trovato. Adesso andiamo a vedere come si chiama. Ah, qui abbiamo anche la fascia con la scritta LOL Queens. Aspettate, gliela... E va infilata qui e basta, così. Così, credo, boh. Non lo so, no, dai. Comunque è carina come idea, ma mi sarebbe piaciuto che stesse in piedi. Vabbè, ragazzi, vediamo un attimo la check. Allora, qui abbiamo il poster e questa è quella che ho trovato. Allora, gli artwork, ragazzi, sono sempre bellissimi, cioè io adoro gli artwork che loro propongono, però sono sempre diversi ovviamente dalla realtà. Allora, quindi ce ne sono 12 da collezionare, divise in popolari, rare e ultra rare. Io ho trovato questa che è MC Queen, che è una popolare.
Dello stesso gruppo abbiamo Selfie Queen, Grand Queen e Charm Queen. Questa è super bella, questa mi piacerebbe tanto, almeno vederla così è molto molto bella. Poi abbiamo le rare che sono Double Queen e Machi Queen. E poi abbiamo l'ultra rara che è Mystery Queen e le altre popolari che sono Crow Queen, Show Queen, Study Queen, Shine On Queen e Totally Queen. Allora, di queste, tutto sommato, sono contenta di quella che ho trovato, sinceramente. Mi piace, quindi sì. La mia preferita in assoluto è questa, che è quella proprio più, non lo so, più nuova, mi sembra, come genere. Questa mi piacerebbe veramente tantissimo, quindi... Boh, ce ne sono troppe, quindi non credo che ne acquisterò altre, anzi, molto probabilmente no. Ma se la trovo da comprare questa, mi sa che la prendo, perché... almeno l'artwork è stupendo. Bene ragazzi, voi avete già provato ad acquistare una di queste nuove LOL? Cosa ne pensate? Vi piacciono? Non vi piacciono? Siete stufi delle LOL? Perché magari in tanti sono anche stufi, potrebbero essere stufi delle LOL. Non so, scrivetemelo giù nei commenti. Io devo dire che tutto sommato questa... sono anche contenta, dai. Vorrei mettergli questa... fascia in maniera un po' decente, ecco, tipo no, neanche, boh, non lo so, forse la metterò dall'altro lato che così è meglio, però devo dire che questa mi piace, quindi sì, sono molto contenta. Ok ragazzi, quindi per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando mettete tanti like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo in un prossimo video. Un bacione a tutti, bye bye.